E pensare che avevo creduto a quegli stronzi dell'ANSA. Credevo che Mosca fosse sotto il controllo del quartier generale, che fossimo sotto occupazione, che fossimo in guerra, che ci fossero ancora dei generali a dare gli ordini. Ah, che idiota sono stato! Ripeto la domanda. E ora che facciamo? Potremmo tornare a Mosca per raccontare la verità sulla guerra e sul governo. Ci sparerebbero a vista. E anche se riuscissimo a passare, cosa potremmo fare contro l'ANSA? Senza prove, chi ci crederebbe? E se tornassimo sul Volga, potremmo vivere lì. Cosa facciamo con la gente del posto? Non erano proprio felici di averci lì. Li uccidiamo tutti? C'è qualcuno che vuole farlo? Quando eravamo a Mosca, Artyom sognava di trovare un luogo in cui poter costruire una colonia. Perché non ci proviamo? È una buona idea, ma come lo troviamo? Continuiamo ad andare in giro senza meta? L'Aurora ha bisogno di essere messa a nuovo. Cosa facciamo se si guasta? Satelliti! In che senso, satelliti? Vuoi andartene dal pianeta? C'è un centro di comunicazione satellitare sul Mar Caspio. È sopravvissuto alla guerra. E se riuscissimo ad ottenere l'accesso ai dati raccolti dai satelliti? Non dovremmo più girare a casaccio. Avremmo mappe dei livelli di radiazione e anche le foto satellitari ci sarebbero molto utili. Questa è un'ottima idea. E se là ci fosse qualcosa di peggio dei cannibali? Certo, possibile. Quindi questa volta saremo molto più cauti. E poi, c'è qualcuno che per caso ha un'idea migliore? Io no. Bene, allora sembra proprio che abbiamo un piano. Artyom, dobbiamo cercare il posto che volevi? Allora facci sentire il fischio. Tre mesi in viaggio. Tre mesi che ci hanno messo a dura prova. Ma dopo lo Yamantau siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Pochi chilometri ci separano ormai dal centro di comunicazione Caspian 1. Le mappe al suo interno ci indicheranno un posto privo di radiazioni dove poterci stabilire in pace una volta per tutte? Non lo so. Ma cosa ci resta se non la speranza? Il deserto non è una passeggiata. L'equipaggio soffre il caldo e la sete, e l'Aurora non è al massimo della forma. Il carbone è finito, e abbiamo iniziato a bruciare quello che avevamo a disposizione. Traversine, rami. Non mi piace questo posto. C'è solo sabbia e caldo. Oh, sto da schifo qui. Questa accoglienza non mi piace per niente. Andiamo. Si sono fermati in quel villaggio laggiù. Sembra che qualcuno li parli. Già. Come stanno gli uomini, Damio? Stefan è quello messo peggio. E neanche gli altri sono messi bene. Solo noi siamo ancora in grado di combattere. Grazie. Anna, tu e Damir fate una ricognizione dell'area. Dobbiamo trovare quel maledetto bunker e andarcene subito dopo. Con la mano potremmo avere qualche problema ad andarcene. L'acqua nella caldaia basta malapena. Ho anche finito il carbone. Capisco.
Dobbiamo riuscire a trovare una soluzione. Anna, Damir, ho un altro incarico. Cercate acqua e carburante. Sam, prepara gli uomini. Dobbiamo organizzare le difese. Ricevuto. Ci vediamo. Cerca di fare attenzione, intesi? Artyom, dobbiamo scoprire chi sono quegli uomini con l'auto. Sembrerebbero dei banditi qualunque, ma non possiamo correre rischi. L'auto era diretta al villaggio. A quanto pare, lì hanno un ripetitore che dovrebbe avere un po' di informazioni. Proprio quello che ci serve ora. Vai pure quando vuoi. Crest, la tua motrice può trainare il treno? Sì, ma molto lentamente. Ciao, e non Artyom. Per molto. Il motore è troppo debole per tutto quel peso. E non c'è rimasto ancora molto carburante. Libero! Avessimo abbastanza carburante, l'Aurora non avrebbe bisogno di aiuto. Davvero? La caldaia era stata ideata per essere usata con il carbone, ma ha anche un rivestimento per le alte temperature e iniettori. Perché non l'hai detto prima? Non me l'ha mai chiesto. Il sistema di iniezione funziona? Dovrei controllare. Beh, vai con Cresta a fare i controlli. Non c'è problema, ci vuole un attimo. Ma ci manca comunque il carburante. A giudicare da come va in giro la gente del posto, qui sarà molto più facile trovare del carburante anziché del carbone. L'acqua? Tu ti occupi della locomotiva. Io sarò ripulita e poi porteremo qui stasera.
fatto un errore a venire qui. Mi arrendo! È che non ci sia modo di scambiare due parole con i proprietari del furgone, no? Peccato siano così silenziosi. Il furgone però è grandioso. Non sono solo quattro ruote, ma anche un rifugio mobile in caso di tempesta. Direi che pare fatto apposta per la tua prossima missione. Dovrai guidare un po'. Mentre tu giocavi con la sabbia, io ho trovato delle antenne e il centro di comunicazione dovrebbe averne. Credo sia in quel faro. Vai a dare un'occhiata. È un faro davvero enorme, non potrai non notarlo. Io devo finire di perlustrare l'area. Una volta finito, credo che ti raggiungerò lì. A dopo! Per tutti, il barone ha fatto.
parlato. Beccati qui, brutto stronzo!
avanti così, inizieranno anche a venerarla! Non me ne frega un cazzo di dove la prendete! Per me potete anche dar fuoco a tutta l'isoletta! Ma se oserete tornare a mani vuote, domani mattina cascerete il mantello! E Dio! È tutto per tutti! Il barone ha parlato! Non riesco!
Thank you.
nemico! Uccidiamole tutti quei cani, poi ci faremo un tè! È tranquillo? Sono tutti morti? Dai, allora vieni quassù! Hai ucciso i miei nemici, perciò sei mio amico! La porta è bloccata! Mando giù l'ascensore! Vieni su con l'ascensore! Uccide Imunai Bailer, mio amico. Imunai Bailer, come li chiamiamo noi, hanno schiavizzato la mia gente. Volevano mettere in catene anche me. Meglio la morte. Eccetto Imunai Bailer. Jude, cosa sai delle antenne vicino al tuo padre? Prima della guerra c'era un centro di comunicazione. Mia madre lavorava lì. Era un ufficiale. È abbandonato da un bel pezzo. Sono andata lì dopo la guerra a cercare tracce di mia madre, ma non ho trovato niente. Abbandonato? Jude, noi ti abbiamo aiutato. Non potresti ricambiare il favore accompagnando il nostro uomo? Bene. Vi aiuterò. Artyom, devi trovare l'archivio. Dovrebbe essere vicino al centro di comando. Cerca delle fotografie scattate dopo la guerra, a partire dall'anno 2013. La Mir sarà lì tra poco, puoi contare su di lui. Quei Miller, passo e chiudo. Se vogliamo andare, andiamo adesso. Prima che ne arrivino degli altri.